Allora, prima di tutto, mi hanno chiesto la foto di quando ero un bambinetto. Allora, l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Eccolo qua. Come vedete, questo murales lo fece mio padre sul muro. Adesso qua si vede un terzo, ma era veramente enorme. Un bel murales, fa questo di mestiere. Al tempo l'unico esperimento videoludico era all'interno di un PC Olivetti 128 Prodest, un pezzo da museo, un megahertz di CPU e 128 KB di RAM. Tutto è iniziato da un gioco di scacchi e c'era anche un gioco di cararmatini dove a numeri impostavi la potenza di fuoco e l'angolazione del colpo, veramente meraviglioso. Poi vediamo anche la foto del liceo, ecco. Ricordo dell'annuario è questo, il liceo. Della serie domande epiche e anche un pochino strane, un giorno un tizio mi pone il seguente quesito: ho visto che hai scaricato The Witcher 2 su PC, mi puoi passare il link? Al che io bonariamente rispondo: guarda, ho messo anche tanto di video della Collector Edition di The Witcher 2, non capisco come tu possa aver pensato la mia piratata. Però, appunto, esprimendo tutta la mia bontà, io vado a cercare il link e tempo 2 secondi su Google trovo quello del torrent. Glielo mando e lui scrive: no, ma che cazzo me li faccio del link torrent di merda? Io voglio quello del mulo. E rispondo: vuoi quello del mulo? Allora vaffanculo. Giusto per dire che mi dicono: guarda, rispondi male alle persone. Però in certi casi è importante e fondamentale rispondere male alle persone quando soprattutto ti pongono dei quesiti dove le persone non riescono a manifestare la propria autonomia, riuscire a risolvere dei problemi di questo tipo da soli è veramente una cosa fondamentale, e non andare a stressare terzi, perché veramente non va bene. Perché mi dice: guarda che non mostri i nomi delle persone. E se queste persone non riescono a mantenere la propria dignità sempre in maniera autonoma, devo dire che devo pensarci io rendendoli anonimi. Per quanto riguarda Alice Madness Returns, so che molti mi hanno detto: ma alla fine lo consigli, non lo consigli. Il fattore consiglio è sempre un pochino fuorviante, perché un consiglio è, ripeto, una proiezione della propria soggettività. Quindi vi dico queste parole, voi le avete apprese, magari lo acquistate e non vi ritrovate. Perché appunto è un problema soggettivo quello di gradire o non gradire una cosa. Sicuramente leggendo tutte le recensioni online, sicché si assestano a un livello di mediocrità, soprattutto per fattori poi legati alla grafica e alla ripetitività dell'azione. In realtà questi due elementi io non li vedo assolutamente come negativi. Alice è un gioco che stupisce, un gioco diverso dal solito. In tutta la massa di giochi che ci sono in giro, con un livello tecnico, con un graficone da panico, che però sono poco originali, sono sempre tutti uguali, Alice sicuramente spicca rispetto agli altri anche solo per questo. Mi hanno detto: guarda, non lo gioco perché è una grafica di merda, perché sembra un gioco per PS2. In realtà si tratta di una Unreal Engine 3 che riesce a descrivere questi scenari e queste ambientazioni in maniera davvero egregia, e direi che se anche non a livelli eccelsi, questo motore e questo gioco si fa vedere con piacere. Sicuramente in un gioco del genere non sto a dare il puntino e il bastone su l'elemento come la grafica. Per quanto riguarda invece l'altro elemento sulla ripetitività, forse intendevano le azioni di gameplay, quindi di combattimento, e le sezioni platform. Per quanto riguarda il combattimento, forse la gente si aspettava un gioco con un gameplay simile a quello di Bayonetta, ovvero una Alice che avrebbe dovuto fare delle combo e delle mosse spettacolari. In realtà è tutto molto semplificato.
attenzione, non semplificato perché il gioco è facile, perché finito una volta mi sblocca il livello incubo e giocarlo vi assicuro che è davvero un incubo. Dico semplificato perché ha delle meccaniche semplici, non ha ultra combo, ha quattro armi, la lama vorpale, il macinapepe, la teiera e il cavalluccio, volendo anche l'ombrello che però è passivo. E comunque il bello di queste armi che potete potenziarle fino a un massimo di livello 4 acquistando attraverso i denti, che sono dei punti che trovate nelle casse in giro. E comunque queste armi e questo gameplay, questi combattimenti non sono assolutamente noiosi. Anzi, in certi posti molto spesso trovate dei combattimenti in cui c'è una varietà di nemici. E il bello poi è comprendere come far fuori quel determinato nemico. Per esempio, una rovina insidiosa, sapete benissimo che andarli vicino con la lama siete fottuti in un amen. Invece la tecnica efficace è quella di rispedirli indietro il colpo con l'ombrello e poi macinarlo col macinapepe. Quindi anche comprendere come distruggere i nemici e combinare le azioni di attacco. Quindi dal punto di vista della noia, il combattimento non lo è. Per le sezioni platform può essere, perché comunque le sezioni platform sono davvero la maggior parte del gioco, però queste sezioni platform sono caratterizzate da una diversità all'interno dello scenario. Ogni livello, il livello della regina di cuori, il livello dell'acqua, il livello delle carte, ogni capitolo è diverso uno dall'altro e la diversità racchiude anche gli stessi elementi dello scenario. La piattaforma, lo sbuffo di vento che ti fa alzare in volo, sono tutti elementi che proprio differiscono uno dall'altro nel corso dei vari livelli. Ed è questa una cosa meravigliosa. Poi se notiamo tutti i vari enigmi, che comunque ci sono anche dei enigmi complessi, la capacità di utilizzare per esempio la piccolezza, ovvero ridurre Alice per scoprire se siete bloccati oppure per interagire con delle piattaforme invisibili, altrimenti se in status normale. Però queste sezioni platform, ripeto, sono tutto al di fuori che ripetitive. Queste sezioni non le ho mostrate tanto nei gameplay, ovvero mi hanno detto guarda che non si capisce niente perché tagli troppo. In realtà ho mostrato degli spezzoni, non è una soluzione completa, sono soltanto degli spezzoni, perché non è, ripeto, noioso per il giocatore, e invece può essere noioso per un visualizzatore che non interagisce e quindi mostra degli spezzoni. Invece quello che volevo puntare, su cui volevo puntare maggiormente, era sulla trama e sugli elementi più originali. La trama, che è comunque affascinante, riesce a riprendere in grande stile tutta l'inquietudine del primo capitolo. Sicuramente bisogna farci una capatina anche per quello, ma soprattutto un occhio di riguardo anche alle sezioni veramente originali, come tutti i livelli a Londra, i livelli in 2D, il livello del manicomio. Sono veramente dei grandi livelli che stonano un pochino dal resto, ma che riescono a raccontare questa trama in maniera davvero eccelsa. Forse sul finale qualcuno rimarrà un pochino scettico perché finisce in un modo un pochino strano, però in definitiva questo gioco, a parte tutto, è un consiglio forte, sicuramente vi potrà divertire.